Allora Elvio Passanante arriva a una sconfitta, ma sarà un caso che nel momento migliore avete dato due possibilità per avevate avuto il pareggio nel primo tempo, anche nel secondo tempo la stessa cosa. Avete dato il là per il vantaggio a meglio allungare alla formazione di casa? Sì, sì, è successo anche sabato scorso, anche se sabato scorso siamo subito i partiti 4-0 sotto. E però lì poi abbiamo reagito il portiere ha parato però noi diciamo abbiamo mollato questa partita è successa la stessa cosa perché sinceramente il secondo tempo Pensavo di riuscire che la, squadra, cioè pensavo che la squadra, la facesse molto meglio, però il problema è stato proprio secondo me, è eh, una cosa anche quella di inesperienza, cioè mollare subito magari non pensare, eh, ci possiamo recuperare. Ecco, a proposito dell'esperienza, dell mancanza di esperienza, ti abbiamo visto più volte sbraitare nei confronti dei tuoi compagni di squadra proprio perché non seguivano le tue indicazioni che eri un allenatore aggiunto in campo. Sì ma non è sbraitare, magari quello è un mio modo di fare, però io cerco sempre di, di stimolarli perché vorrei sempre che danno di più. Quando perdiamo sinceramente mi dispiace più che altro per loro e comunque ci stanno pure giovani e mi fa piacere che imparino sempre di più, quindi magari l'urlo, la cosa, l'incitamento, quello penso che ci può stare, mai cazziarli per carità, questo mai. Allora Bragaloni, è ancora una prova eccellente la tua, chiamato in causa anche perché tra l'altro sei rimasto l'unico portiere della squadra e comunque difendi ancora egregiamente la tua porta. Sì, certo, noi siamo effettivamente cinque portieri, però purtroppo quattro sono infortunati, sono rimasto solo io però buono, buono così, continuiamo così la squadra ci sta, non molliamo niente e buono. Ecco, nei momenti di difficoltà, lo dicevamo anche con il capitano della squadra avversaria, loro hanno avuto la possibilità per pareggiare ti sei superato, proprio un rilancio, una ripartenza dei tuoi compagni ha portato sul 2 a 0 Sì, questo è stato un episodio importante abbiamo difeso bene quando dovevamo difendere, abbiamo attaccato quando dovevamo attaccare e segnato il momento giusto Ecco, come si riesce a gestire questo Momento un po' negativo, ce ne sono la lista degli infortunati, adesso comincia ad allungarsi, però riuscite ad essere fortunatamente un grande gruppo che ancora è coeso. Sì, perché l'importante è avere molta concentrazione, noi riusciamo ad avere molta concentrazione in ogni allenamento, in ogni partita, umiltà e vogliamo sempre puntare al meglio. Allora, Alessio Caporaletti, settima giornata, sette le vittorie, una squadra che fa veramente dei gol impressionanti e avete un Ivano De Celis che non perdona una sola partita, diciamo, possiamo dire, tra virgolette, acciccato per il resto sempre andato sul tabellino dei marcatori. Sì, buonasera. No, vabbè, ha ciccato, ha comunque fatto due assist se ti riferisci a quella collatina, quindi va bene con... Sì, collatina. Col macire. macire è vero. Però ha fatto comunque gli assist. A me non interessa chi va in gol, interessa che la squadra sviluppi il gioco, poi è normale che Ivano è uno di quelli che ha qualità per poi sia servire il compagno. Saltare l'uomo, creare superiorità numerica anche fare gol. Quindi è un giocatore importante è il nostro capitano storico, si sta rimettendo in condizione, ci vuole ancora un pochino. Però va bene, sono molto contento della squadra, molto contento dei ragazzi. Ecco, Mister, allora adesso le squadre, si può dire come si usa dire in gergo da voi, vi attendono, perché non solo siete la capolissa, fate molto movimento, siete la squadra imbattuta, tutti vorrebbero fermarvi. Già la settimana scorsa avete espresso veramente una gara eh, super... super alle righe, anche quest'oggi vi siete superati. Loro hanno avuto due occasioni per tornare in partita, due volte per il pareggio, e invece voi avete innestato forse una marcia in più. Sì, stiamo prendendo piano piano consapevolezza dei nostri mezzi. Eh... Le squadre ci attendono, secondo me il girone ha ancora molto da dire, è ancora lungo eh, sabato scorso abbiamo fatto una bella prova contro una grande squadra oggi sinceramente mi aspettavo una buona squadra, ne ho trovata una secondo me buonissima negli elementi, nel, nel gioco quindi c'è la zona pontina che comunque l'anno scorso l'abbiamo incontrata e ci ha creato tante difficoltà eh, lo stesso Roccamassia, nonostante i risultati che fa, sono squadre che poi deve entrare in campo e giocarla con tutti. Quello che ho detto ai ragazzi è che se si vuole continuare a vincere bisogna non sottovalutare nessuno, sapere che nessuno sottovaluterà noi questo è sicuro e continuare a giocare con umiltà e con determinazione Ecco con Bragaloni parlavamo un po' degli infortuni, la lista purtroppo si è allungata però c'è una cosa da non sottovalutare il fatto di avere un gruppo coeso, grande e quindi la possibilità di dare tante soluzioni come quelle che abbiamo visto quest'oggi. Guarda io il plauso più grande che faccio ai ragazzi è che faccio tutte le settimane è proprio questo um, noi abbiamo una panchina profonda una tribuna profonda perché siamo in 22 la lista degli infortunati si allunga, oggi ho portato due ragazzi che comunque stavano in campo per un'ora di firma e tant'è per poi non li ho fatti rientrare al secondo tempo perché gli faceva comunque male. Però ecco Tabacchiera, questa credo sia la seconda partita, oggi è stato determinante perché ha fatto il gol del 3-1 e sinceramente lì è tutta la sua qualità che conosciamo da, da anni ormai. Emiliano è, è un giocatore a livello tecnico, uno dei, dei più bravi che io ho mai allenato. Eh... Però per problemi di lavoro spesso non riesce ad allenarsi, fa fatica ad entrare in condizione, però ecco lui, lo stesso Riccardo Vitulano, Antonio Senese, tutti i ragazzi che quando li chiamo rispondono sempre presenti. Questa è la nostra forza, non è il, gi non è il gioco, non sono i singoli, è il gruppo. Se il gruppo tira, sinceramente, spero di non avere più infortunati perché dispiace. Però sono contento così perché do l'opportunità a tutti comunque di giocare.